Fervono i preparativi per la settima edizione della Fiera del Libro, dell'Editoria e del Giornalismo, che anche quest'anno si svolgerà per la sua settima edizione presso le officine Fornari a Piano San Rocco a Cerignola. L'altro giorno è promossa dall'associazione, oltre va bene che è patrocinata dal Comune, Regione, Università degli Studi e Fondazione Banca del Monte, si presenta come un vero e proprio festival delle arti, nel quale si alterneranno laboratori di lettura alla presentazione di libri importanti e testimonianze da non perdere. L'appuntamento è fissato per il pomeriggio di venerdì con il saluto istituzionale e l'apertura della fiera. A seguire l'inaugurazione della mostra, l'altra possibilità, un reportage sul mondo penitenziario con le foto di Giovanni Rinaldi e il racconto della giornalista Anna Graziano. Poi alle 20 sarà la volta della presentazione del libro di Pierluigi Battista, Mio padre era fascista. Alle 21:30 invece la testimonianza di Monica Dobrovolska Mancini, la vedova del poliziotto che ha scoperto la Terra dei Fuochi. Anche per l'uomo che Speciale colpisce News seguirà la questo aspetto manifestazione della 3 giorni pubblico con accanto servizi ai nei nostri telegiornali negozi e speciali. e Mimmo Sera, diciamo Speciale un News. momento di leggerezza. Eclatante protesta del sindaco di Preparati Lucira Tutolo che nella perché mattina di quello che mercoledì si è accade incatenato adesso davanti ai si cancelli del tribunale di Foggia. riflette Il proprio sindaco sulle lamenta la presenza a Lucira di un conseguenze soggetto molto sull'organizzazione pericoloso e noto alle forze dell'ordine che quotidianamente evade il principio degli arresti domiciliari, creando numerosi problemi alla popolazione che subisce continuamente aggressioni e minacce. Sono ormai diventate quotidiane queste cose, ha detto il sindaco Tutolo. Le segnalazioni da parte dei cittadini che subiscono questo tipo di situazioni. Tra l'altro, le forze dell'ordine stanno facendo il loro dovere, ma puntualmente questo signore crea problemi. Chiedo che le istituzioni preposte pongano fine ad una situazione esplosiva prima che sia troppo tardi. Gol e sorprese hanno animato la quinta giornata del campionato di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione. La Juventus si riscatta dopo il KO ad opera dell'Inter. I bianconeri di Massimiliano Allegri battono allo Stadium di Torino il Cagliari per 4-0, con la partita già decisa nel primo tempo grazie alle firme di Rogani, Higuain e Dani Alves e all'autogol del sardo Capitelli. Per l'Inter il momento positivo procede. Importante vittoria in trasferta contro l'Empoli per 2-0 grazie alla doppietta di Icardi. Il Napoli non va oltre lo 0-0 a Marassi contro il Genoa, ma deve recriminare per la direzione arbitrale e anche per due rigori non concessi. Ha fatto sensazione la sconfitta del Sassuolo a Verona ad opera del Chievo. Il vantaggio scaligero con Rigoni e Castro ed il gol della bandiera del Sassuolo. L'altro 0-0 della giornata è in Pescara, Torino. Sorprendente è successo per quanto riguarda la Roma, che si riscatta 4-0 ad opera del Crotone con le firme di El Shaarawy, Salah e la doppietta di Dzeko. Tra le altre gare della giornata, da segnalare il prezioso pareggio della Fiorentina a Udine 2-2, il Bologna che batte la Sampdoria per 1-0, il colpo grosso del Palermo sul terreno dell'Atalanta.